Salve! Grandi pacchi, tanti pacchi ragazzi oggi da aprire insieme. Ragazzi, il bunker continua l'evoluzione e oggi insieme a voi apriamo 4 pacchetti. Iniziamo da quelli più piccoli in ordine di grandezza. Questo è il più piccolo. Amazon Prime Smart Home. Ragazzi, questo cos'è? Questo è un gingillo tanto carino, composto da un telecomando radio comando a 4 canali, 4 bottoni A, B, C e D. Poi abbiamo la nostra bella scheda elettronica. Eccolo. Questo ragazzi cos'è? Questo ragazzi è una chiccheria tecnologica davvero interessante, presa anche ovviamente ad ottimo prezzo. Sotto in descrizione link al canale Telegram dove troverai un prezzo stratosferico. Eccolo qui, questa schedina con 1, 2, 3, 4 relè. Cos'è? È una scheda wifi che ci permetterà di controllare a distanza 4 linee differenti, che possono essere linee a bassa tensione o linee a 230 volt. Come vedi è compattissimo, l'alimentazione da qui da 7 volt a 32 volt, 4 interruttori a bordo del PCB più uno che è quello di reset, il modulino quello bianco e il modulo wifi. Questo ragazzi io l'ho preso perché è compatibile con Tuya wifi, cioè il software, l'app che si interfaccia con telecamere, interruttori, prese, lampade, perciò smart, parliamo sempre di controllo smart, e questo è quello che faceva al caso mio. Perciò puoi pilotare sia da telecomandino che tramite remoto da applicazione e wifi. In confezione c'è il foglio illustrativo e poi basta così. Passiamo al prossimo. Il prossimo in ordine di dimensione è lui. Scusatemi per l'audio, scusatemi anche per l'illuminazione, so che non è eccelsa, ma va bene. Questo ragazzi cos'è? Questo è un telone per uso esterno. Ragazzi, è un telone non male come prezzo, ovviamente come tutto grandi affari sul canale Telegram. Uso esterno, eccolo qui, 1,5 metri per 1,5 metri, colore verde, eccolo qui. Beh, verde da un lato, eccolo qui, double fans verde e cromato. Lo utilizzerò per diciamo conservare della sabbia che è avanzata dai lavori. Poi in ordine sempre di dimensioni andiamo ad aprire questo ragazzi arriva da Banggood, sempre sotto in descrizione il link al prodotto e anche il link al canale Telegram. Eccolo qui ragazzi, questa è stata una bomba che non potevo in nessun modo farmi scappare. E allora mettiamo da parte la centralina e andiamo a sconfezionare questo bellissimo pacchettino, stile ovviamente cinese, etichetta Made in Cina. Guarda cosa abbiamo qui. Oh yes ragazzi, Top Shark
il migliore avvitatore trapano percussione economicissimo, ragazzi, con due batterie litio da 21 volt. Oh yes, bella confezione, bella cartoncino arancio in tinta bunker, bello l'arancio, questo arancio bello. Ta-da! Bello, colore stupendo. User manual, top shock, lingua in inglese totalmente, batteria 21 volt, litio, eccola qui, 2 ampere, questo è il tasto di sgancio, batterie ovviamente 18650. Almeno credo, sì, comunque sì, sicuramente 18650, batteria 1, batteria 2, batteria 2, oh, perfetto, i contatti sono qui, uno di qui e uno di qui, e poi abbiamo il caricabatterie, che è questo qui. È un 21 volt 1.3 A, leggerissimo, si deve vedere se scalda. Connettore standard di alimentazione, poi non c'è più niente. Un adesivo con QR code per andare ad aprire forse altri prodotti, ma questo lo vedremo più avanti. Qui la clip per l'aggancio alla cintura dell'elettrodensile e per finire abbiamo il piccolo gingilletto. Vediamo come. Allora io ti posso dire che in circa una settimana, tramite il link che trovi sotto, ne ho venduti una trentina, ne avete acquistate oltre una trentina. Eccolo qui, Top Shark, bello compatto, ragazzi, non è molto grande come dimensioni. Qui ha la tassellatore, eccolo qui, trapano, tassellatore, avvitatore. Ragazzi, è un 3 in 1, non male, anche non tanto grande. Sta bene in mano, qui ha i bit, porta bit nella scocca. Non è neanche tanto leggero, eh? E ancora manca la batteria. Se andiamo a mettere la batteria sarà ancora più pesante. Allora vado ad agganciarmi la mia batteria e vediamo cosa succede. Bene, si presenta, ragazzi, benissimo. Bello, stabile, stabilissimo. Se va bene, ragazzi, ne prendo un altro. Allora, modalità trapano, modalità tassellatore, modalità avvitatore. Qua abbiamo la frizione con 18 modalità differenti. Via, facciamolo partire. Allora, LED frontale, qui LEDiro, boh, ragazzi, lo utilizzerò a fondo nel bunker, ti farò sapere più avanti se ne vale. E poi andiamo a vedere il pezzo forte. Sì, ragazzi, perché il pezzo forte sta per arrivare. E allora, questo è un prodotto Amazon che trovi sempre sotto in descrizione il link. Troverai anche sul canale Telegram con l'offerta. Questo cos'è, ragazzi? Questa è una parete attrezzata in plastica modulare per garage. Grazie a questa parete attrezzata
avrai una struttura in plastica principale, su quella struttura potrai andare a mettere tutto il resto, cioè questo è il supporto per bit e giraviti. Queste sono le cassettine, ragazzi, guarda quante cassettine, portaviti, portachiodi, portaminuterie, colore blu, la più piccola di tutte. Questa va costruita, si può costruire sia in, diciamo, configurazione lunga che in configurazione più bassa e più stretta. Poi ci sono le altre cassettine, che sono queste e sono quelle rosse. Ti metto comunque qui ora una foto di come verrà montato. Ci sono altri accessori che sono porta inserti e porta punte del trapano, ragazzi, così da avere tutto sempre in ordine. Poi abbiamo questi che sono le portachiavi, sì, le portachiavi esagonali. Ci sono tantissimi e tantissimi accessori, ragazzi. E questa è la cassetta più grande. C'è in nero e in rosso. Ragazzi, un bel acquisto. Vedremo appena possibile di montarla. Io la vorrei mettere qui, proprio dietro di me. Dimensioni 175, se non sbaglio. Però comunque le dimensioni variano in base alla configurazione che sceglierai al momento del montaggio. Il video è finito qui, grazie per la visione, se ti è piaciuto ripeto sotto in descrizione tutti i link, ciao e al prossimo video.